Buonasera amici di Arena Giallo Blu, ben ritrovati, anche se purtroppo anche questa sera c'è veramente molto poco per definirla buona. Siamo purtroppo a commentare un'altra batosta, l'ennesima. Qualcuno addirittura stamattina titolava "Il Bologna marcia sulle ceneri del Parma", qualcun altro ieri scriveva "Il Bologna banchetta con ciò che rimane del Parma". È un Parma senza idee, è un Parma che ha combinato qualcosina di più nel secondo tempo, ha avuto una piccola reazione, soprattutto quando sono stati inseriti i giocatori nuovi, però è un Parma che, terminato il calciomercato, è rimasto il Parma vecchio, ovvero quello che non sa vincere, quello che è penultimo in classifica, seguito solo dal Crotone, ed è un Parma veramente che ci lascia poche speranze, nel senso che veramente questa squadra, la squadra vista ieri, non sapremmo a cosa appigliarci per sperare di vedere qualcosa di meglio, insomma, per vedere una reazione, per vedere un qualcosa che ci lasci appigliare la salvezza. Roberto D'Aversa dopo la gara ha detto: "Siamo a 3 punti dalla zona salvezza". Sì, ma questi 3 punti, Sandro Rizzi, vanno fatti. Buonasera. Buonasera a tutti, ma vanno fatti, ma poi anche alla svelta, ma più che i 3 punti va fatto tutto quello che bisogna fare per salvarsi. E ieri non abbiamo fatto niente di quello che bisogna fare per cercare di salvare. Prima l'attitudine, non puoi permettere ai giocatori avversari di stoppare la palla, guardarsi in giro, fumare una sigaretta e permettere poi di fare il passaggio. O bruci l'erba in campo e fai vedere che hai voglia di vincere, altrimenti è bene di fare come ha fatto qualcun altro quando non ha sostituito, togliersi la maglietta e dire: "Io non sono più capace di giocare a calcio, non ho più voglia e sto a casa". Parli E di parlo Curtis. di Cudi, perché probabilmente sarà stato un gesto tentato, ma voglio anche vedere che sia permaloso, dettato forse anche dal momento della società, però uno che ti cambi e ti togli la maglietta e ti metti in un angolo non è sicuramente una bella figura. Al di là, ripeto, che non c'è stata voglia di vincere, al di là del gioco e di tutto Roberto Bottarelli, buonasera. il resto. Robby, Buonasera. ripartiamo proprio da quello che diceva Sandro, ovvero dal gesto di Kurtic. Tanto anche questo è uno dei tanti argomenti che volevo toccare questa sera. Yasmin Kurtic è stato a lungo sul Sempre. mercato, lo voleva il Torino, è stato vicinissimo al Torino, emissario del Torino più volte a Collecchio per prendere il giocatore. Il Torino aveva proposto anche contropartite tecniche, fra cui Nkulo e altri giocatori. Poi Roberto D'Aversa ha scelto di far rimanere Kurtic, un altro giocatore che da sempre sostanzialmente sul mercato, soprattutto a gennaio, poi sempre rimane, è Gervinho. Quindi Roberto, ti chiedo, il gesto di Kurtic di levarsi la maglietta, ma anche il modo in cui ultimamente Kurtic scende in campo, e idem Gervinho, che è sempre meno illuminato ed è sempre più irritante, diciamo così. Ma il discorso di Kurtic chiaramente non ha mai brillato molto da quando è arrivato. Ha fatto delle buone partite, però Beh, i primi 6 mesi Roberto li aveva fatti sì, bene. ecco, diciamo allora il primo periodo che aveva fatto delle buone partite. Poi dopo è un po' alternante, no? Cioè, nel senso che lui Alterna buone partite. alterna buone partite a brutte. Quindi non è mai che sia stato un leader. E ieri, tantomeno, non è che abbia fatto una grande partita per poter fare quel gesto che ha fatto. Io avrei rispedito, gli avrei lavato la maglietta come diceva Sandro prima, e poi l'avrei data al 31 maggio e l'avrei spedito. Ma al di là di questo, Però c'è una Roberto, i giocatori che situazione. se ne vogliono andare, forse è meglio lasciarli andare se devono Cioè, no, giocare no, ma così. io l'ho sempre detto, guarda, io da quando, ma dalle piccole cose, io lo sai, ho fatto il dirigente per tanti anni, lo faccio ancora, però Ah del sì? mercato Cosa dirigi? Ti astronavi? sì. E allora a me i giocatori che non vogliono restare non li ho mai fermati, mai. Anzi, gli ho sempre dato la Quindi lista, li ho sarebbe sempre meglio lasciati che. andare. Ma è chiaro, se un giocatore non ci sta volentieri è inutile. È meglio uno più scarso che ha voglia di stare lì e giocare e bagnare la maglia che uno che è bravo, che non ha voglia e vuole andare via. Bisogna lasciarli andare. Quindi Sandro, mi riallaccio, a questo punto facciamo giocare i giovani, a questo punto facciamo giocare Zirkzee, che ieri ha dimostrato di averne voglia, facciamo vedere Manche No, ma qualcosa, ha ferma, ferma, a provato a questo farlo. punto, Francesca, a questo punto niente, perché mancano ancora 17 partite, siamo 3 punti
dalla salvezza, quindi non è che ci sia da buttare tutto nel fuoco. No, a questo punto, dal a questo punto vanno tirato via le mele marce che ci sono in squadra, perché io una squadra come ieri non posso farmi mettere i piedi in testa a un Bologna che è messo peggio di noi, che erano sei partite che non vinceva, quindi ma scherzeremo mica, viene casa mia a giocare incontro di me, devo salvarmi, vai in campo e nessuno, cioè io i nuovi c'è da dire che al di là dei primi 5-10 minuti poi si sono anche inseriti, ma per l'amor di Dio, ma non guardo loro, guardo gli altri, al di là che si andati prendendo giocatori in difesa, Bani che sono sei mesi che fermo anche lui, però l'anno scorso a Bologna Roberto Bani ha giocato, adesso non è che dobbiamo buttare nel, ho capito, nel rudo, stavo dicendo allora qua parola. Ragazzi, tra l'estate, no, tutti i mercati, due mercati, ragazzi, non è un mercato solo, due mercati, perché qui se qualcuno non se lo ricorda, a fine anno ci saranno 126.000 milioni di euro da Roberto, ma abbiamo un presidente, no, ma un presidente ragazzi, quando è arrivato Ghirardi, no? È arrivato il Salvatore non, facciamo, no, lasciami, non facciamo paragoni, ma io non voglio fare paragoni, reggono, ma dopo lo diciamo fra un anno, dopo, bene, è tardi, bene, dopo è tardi, dopo è tardi. Allora facciamo due conti, te fai due conti, questo qua avrà pure i soldi che vuoi, li butterà via, ma 126 milioni di euro per quei giocatori che ha presi è una follia, è una follia. Io devo guardare avanti, al di là che credo ancora nella salvezza, perché ma finché io sono fatto non così ci crede? Beh, in tanti perché bisogna, io non ho parlato di non credere nella salvezza, ho solo detto che ieri mi sono piaciuti di più i giovani rispetto a giocatori come Gervinho, come Alves, ma appunto, ma allora dico, facciamo allora giocare qua i bisogna giovani. Sandro, aiutami, allora qua c'è poco da aiutare, no, ma ragazzi qua bisogna che mettano da parte chi non ne ha voglia di giocare, ma vieni dalla chiuso. Mia allora ma sì, sono dalla tua ma abbiamo anche un problema, ma abbiamo un problema fondamentale, che uno, allora i sette salvatori della patria, no, i sette salvatori della patria dove sono andati a finire, che non li vedo più, avevano detto mai più un caso Gherardi, mai più, ma perché dobbiamo paragonare Kyle Kraus a Tommaso Ghirardi, perdonami. Ma io non voglio paragonare, io voglio nel calcio, come sta andando l'economia in Italia, come sta andando. Io mi dissocio assolutamente, categoricamente da questo paragone che stai facendo. Ah sì, a me, ma te ti puoi dissociare finché vuoi. Sì, però sì, quando arriveremo là, che ci saranno da tirare fuori tutti questi soldi, dopo ne parliamo. Io non dico che lui non abbia le capacità, perché sta facendo dei investimenti, abbiamo visto sul giornale, anche nelle Langhe, sta facendo veramente, ma tanto di cappello. Però sai, quando almeno ti metto... Almeno di questo gli diamo atto, no? Qualcosa... Certo, ma io lo voglio... Gli do atto, grazie che sei venuto. Bravo, il pericolo, bravo! Il pericolo che vada via. È quello il problema, è quello che ti dico, è quello il problema. Grazie davvero che è venuto. L'hanno infinocchiato, perché l'hanno infinocchiato. Ma ragazzi, chi attenzione. Chi l'ha infinocchiato? I sette magnifici che l'hanno venduto, e te l'ho già spiegato come... Secondo me l'hanno infinocchiato, no? Perché cioè, ormai è di dominio pubblico, ormai a forza di dirlo, io l'ho detto sei mesi fa, ma qualcuno negli ultimi 15 giorni mi dà ragione, o viene dalla mia, o lo sta dicendo. Quindi purtroppo, attenzione, perché sai, dopo a tutto c'è un limite, uno come lui che i soldi non gli mancano, ma sai, ci rimette una volta, ma la seconda ci pensa un attimo. E allora abbiamo fatto questo investimento, abbiamo preso dei giocatori che secondo me non servono a niente, perché abbiamo preso dei giocatori che non servono a niente. Io non sono assolutamente d'accordo. Ma sì, ma allora Francesco, se fai un investimento per il futuro, ok, tanto di cappello, ma qua c'è da salvarsi. Va bene. Qua abbiamo una squadra che dobbiamo salvarci. E purtroppo hai preso indietro un allenatore che, per l'amor di Dio, dopo aver visto quello che ha fatto Liverani, anch'io avevo detto portiamo indietro D'Aversa. Però adesso sta saltando fuori che la svolta per me è stata Sassuolo. Perché se a Sassuolo tu facevi tre punti all'ultimo secondo, cambiava tutto. Sassuolo è pareggiato perché hai preso gol al 95esimo su calcio di rigore. Ma nel calcio la componente numero 33 è la fortuna.
Sì, e anche la motivazione, vabbè, dopo c'è la motivazione, la tranquillità, il fatto di giocare tranquilli, eccetera. Però adesso, eccetera. Ieri, dopo aver visto una squadra motivata, insomma, nel senso che era cambiata tantissimo dall'arrivo di Liverani, di D'Aversa, al posto di Liverani. Dal ritorno di D'Aversa, okay. Ecco, adesso, ieri, purtroppo, ieri, dall'inizio della partita alla fine... Vado a leggere, Roberto, alcuni commenti. Marco Dido Liddi, ragazzi, le belle finite, dai là. No, beh, ancora lungo il campionato, no. Marco, calma. Poi il Gigio, Luigi Conti, ciao Gigio. Francesca, le prossime tre partite dobbiamo sputare corse sangue, magliette sudate, dobbiamo puntare a centrocampo attacco, giocatori giovani, Kurtic lo mandi in tribuna, 4-5 partite, poi vedi come gioca, diamo spazio ai giovani attaccanti, incominciamo a far star qualche partita in panchina a Sepe, anche ieri voglia di tuffarsi zero. Cosa ne pensi, Sandro? Avevo parlato due lunedì fa che non vedevo più il Sepe degli anni passati, per cui ha dimostrato, è vero che è senza valutazione ieri, perché... Il primo gol di testa forse poteva fare qualcosa, sugli altri sicuramente... Il secondo... Sono errori più che altro della difesa. Sì, sì, Conti era inguardabile, perché c'è il primo gol è colpa sua, perché non l'ha neanche guardato e c'era lui su... ho pensato di dietro, non ci guarda, no? Il secondo ha sbagliato quella palla, questo qua è andato via... È vero, è un buon attaccante. Già il fallo fatto che ha causato la punizione del primo della gol, punizione da Pinguini. Sta andando verso centrocampo. Cosa te il terzo gol, ragazzi, te l'ha messo tra te. Praticamente finito. Però te lo mette tra te e il palo nella tua parte. Se permetti, dai, anche lì io ti dico, ma tutti. Però effettivamente la voglia, la determinazione, la grinta, ma non puoi, gioca male finché vuoi. Io ho sempre detto, ho allenato qualche squadra, ho sempre detto che potete fare quello che volete. L'importante è che quando uscite dal campo siate certi di aver dato il 110%. Qui si è in due, uno vince, uno va, qui addirittura c'è anche il pareggio, per cui vedendo, puoi anche pezzare. Sandro, vedendo la partita ieri... è da vergogna. Francesca, con la mia compagna che saluto, Adriana, ciao, la salutiamo, Adriana. Che ormai è pronta ad venire qua, perché lei Adriana vedendo... ti aspettiamo al suo posto, guarda, quando vuoi, perché ormai è più brava di me, guardando la partita ieri mi ha detto, ma questi qua non corrono, come si fa a guardare una partita così, cioè, ma ragazzi, ma scherzeremo mica, se poi non rubi il pallone a tre quarti campo ogni tanto, ma quando lo fai gol, che siamo ancora l'unica squadra che non riesce a fare, come si chiama, il tiki taka. Ragazzi, abbiamo noi fatto non riusciamo a far più di tre gol in casa, l'andata e due di ritorno, tre gol in casa e ne abbiamo fatto 14 tutti. Quattro giornate poi mega due contro lo Spezia e uno a Verona. Dunque c'è qualcosa che non va, c'è un centravanti che io credo che quest'anno non abbia mai tirato in porta. Io non so, con me gioca con le spalle alla porta, che io credo che sia l'unico centravanti al mondo. Io non che lo capisco. Con le spalle alla porta. Però Sandro, io ti dico, non sarà stato un fenomeno l'anno scorso, ma non può mica neanche diventare quello che l'abbiamo visto in quei giorni qua. L'anno scorso c'era un certo giocatore dalle altre parti che ti dava sì, il pallone, forse ti faceva far gol, ti creava spazi. E creava spazi anche, che questo è dribble, lo vediamo la Juventus come gioca, cioè, non è mica Pippo Pluto e Paperino, questo è un campione, e l'anno scorso se abbiamo fatto 60 gol qualcosa c'è, e quest'anno ne abbiamo fatti 14, per cui c'è da cambiare modulo, non può stare lì, ci metti un centrocampista, ci metti Hernani che stoppa la palla, la dà indietro e lasci la punta avanti, ma non ci può essere nessun dai e vai, l'abbiamo fatto una volta ieri, il dai e vai, ovviamente facciamo gol. Però non si può giocare a quella maniera. E poi c'è nervosismo, poi cioè è vero che D'Aversa ha il suo carattere, perché allora si era anche pigliato con Fagiano, adesso si è pigliato che con Carli, quindi qualcosa ci deve, cioè è chiaro che c'è nervosismo, però bisogna cercare di far quadrato se vogliono veramente salvarsi. Bisogna qua far quadrato, chi ci crede senza fiato, bravo, devo portare fuori in barella, bravo. Ci sono 5 cambi, cioè in 4 vengono fuori perché uno deve tenere di scorta, ma 4 finito che non ce n'hanno più, ma devono darne tante, e quindi va andato in campo e con gli occhi fuori dalla testa, cioè, io non ho visto, potevamo fare 5 gol.
ma così Tommaso, ma non deve passare quel messaggio qua. Potevi farci. Miri, adesso l'ha invitata e ha detto che viene. Eh beh, ma Adriana viene volentieri al posto di Roberto. Vedi, Adriana, allora, Roberto dalla prossima settimana vorrò dire che io parlerò di altre cose, anche perché tu parlerai di cucina. Io parlerò di cucina. Poi gioca lunedì. E poi gioca lunedì, quindi ci abbiamo tutto il tempo. No, va bene. Quindi Adriana avremo lunedì sera. Bene, Adriana lunedì sera al posto di Roberto o mio, vedremo. Insomma, adesso tireremo i dadi. Prima di andare a sentire le parole di Roberto D'Aversa, io vi voglio far vedere un post di Fulvio Ceresini, storico presidente del Parma. Non abbiamo, credo che per nessun tifoso del Parma Fulvio Ceresini abbia bisogno di presentazioni. Questo post l'ha pubblicato quello che io chiamo presidente, perché comunque è storicamente uno storicissimo presidente del Parma, lo ha pubblicato su Facebook ieri subito dopo la partita. Le provocazioni sono inaccettabili e se io fossi il presidente di questa società questa sera in sede ribalterei qualche scrivania. È chiara l'allusione a Roberto D'Aversa, è chiara l'allusione ai fatti Francesca. Posso finire, Roberto? Sì, ai fatti però... post Napoli, ovvero al fatto che dopo la partita persa Napoli Sandro D'Aversa ha detto non sempre sul mercato la società può accontentare l'allenatore, in sintesi. Qui si è fatto un Poi invece calmandosi e intervenendo sabato in conferenza stampa, insomma, per dirsi felicissimo del mercato, il sunto di quello che vuol dire Ceresini è: non puoi prima provocare e poi giocare con i vecchi, credo di intendere. No, tu come lo capisci, Sandro? No, è quello, credo che abbia centrato il problema, poi ne sa, per cui sa come si gestisce una società, sa le dinamiche che esistono in una società e in uno spogliatoio. E probabilmente tutto questo deriva anche perché non può, Cervinio da quattro partite che prende quattro, va sulla fascia, poi torna indietro, ridribla tutto, con il risultato perde il pallone. Allora Sandro, parliamo di calcio o parliamo di quello che succede? No, che allora purtroppo Ceresini, grande uomo di sport, ha cominciato a dire la verità, perché fino a ieri Fulvio, che è una persona eccezionale e sa quello che dice e non va, bravo. Allora, però le sa anche lui le cose come succede, come le so io. E beh, ma ormai ho di dirle le cose come stanno, ragazzi. È un anno che ci prendono in giro, è un anno, io l'ho detto 6 mesi fa come andava a finire questa situazione. Il di là di Gervini ormai è finito, è un giocatore che lo volevamo dar via un anno fa, non ci siamo riusciti, l'hai tenuto lì. Quest'estate purtroppo nessuno te l'ha cercato. Poi e questo è c'è il contratto di contropiede, Roberto. Lui quando ha fatto i 4 gol? Ma, ragazzi, 2 a Inter e 2 a Milan. Ma boh, basta. Quando eravamo in trasferta. Casa, adesso questo qua ne fa su uno, poi ne va a trovare un altro, certo, e perde il pallone. Ma poi lo marcano. Ma certo che lo marcano. Il campione giapponese. Questo è un bel giocatore comunque. Al di là di quello, ragazzi, non possiamo. E poi ti dico, il discorso di D'Aversa, ragazzi, io... purtroppo pensare male a volte ci si prende anche, no? Perché dico, ma se io fossi stato come lui, chiaramente ti vengono lì, ti vengono a dire o torni indietro o chiaro che lui perde il suo contratto, cioè questo è mica deficiente, no? Cioè questo qua viene. Quindi qua tu, Roberto, vuoi dire che secondo te non ha le motivazioni D'Aversa? Allora sì, adesso sì. Prima io, no. non sono d'accordo, premetto che io non sono assolutamente d'accordo. Dovrebbe essere talmente onesto con se stesso allora, andare in società. Ma guarda, io sono convinto. Io credo che lui le motivazioni le abbia, anche perché non torni per buttare via quello. Allora che devi impiccare la gente contro sugli spogliatoi. Vedremo se lo farà. Vedremo se lo farà. Ne abbiamo parlato, adesso lo andiamo a sentire. Roberto D'Aversa dopo Parma Bologna, sentiamolo. Visto, perché lei le ha provate tutte, ha cominciato con un 3-5-2, tra l'altro con l'inserimento di Bani all'inizio insieme lì dietro, diciamo così, per dare manforte, per cercare anche di sfruttare in ampiezza meglio il campo, però dobbiamo dire che sono state poche le occasioni vere della squadra nel primo tempo, avete un po' subito troppo gli avversari, doppietta di Barro nel secondo tempo, a corrente alternata, perché
Ma innanzitutto, per quanto riguarda il sistema di gioco, siamo scesi in campo con un 3-4-2-1 e non 3-5-2, ma indipendentemente da questo, che secondo me l'aspetto tattico può dare una mano, può aiutare, ma quello che conta è l'interpretazione della gara. E andando ad analizzare la partita, credo che ci siamo ritrovati sotto di due gol, dove abbiamo preso un gol su una situazione di palla inattiva, dove l'altezza media della mia squadra oggi era di circa 1,85-1,86. E lo dimostra il fatto che Kurtic, come un giocatore molto strutturato, era fuori anche dalla linea. E il secondo, dove eravamo in otto dietro la linea della palla, eppure abbiamo concesso il gol. Sai, in questo momento, nel momento in cui concedi due gol in questa maniera, poi la partita diventa dura. E se si va ad analizzare i numeri, dopo un 3-0 è inutile parlarne, di occasioni le abbiamo avute, 5 calci d'angolo contro 1, alla fine quello che determina è il risultato, dove loro hanno concretizzato al massimo, anche lì dove magari, ripeto, sono una situazione di palla inattiva e quant'altro, e noi invece torniamo a casa con 3 gol al passivo e 0 gol fatti. Sì, ma al di là dello 0-3 che conta fino a un certo punto, conta invece che la squadra non sia riuscita a realizzare neanche oggi 14 solo i gol all'attivo, ma non è colpa sua, è la stagione, lei è arrivato da poco, però rimane che è una squadra che non timida ma un po' paurosa adesso, è chiaro che non ha fiducia evidentemente. Ma in questo momento, dopo una serie di sconfitte consecutive, è normale che l'autostima viene a scemare, viene a diminuire. E credo che ognuno di noi, me per primo, dobbiamo pensare che proprio la responsabilità è nostra per il fatto che magari non si faccia gol e si subisce così facilmente il gol, perché se iniziamo a ragionare sulle responsabilità altrui, da questa situazione non ne veniamo. Io sono allenatore in questo momento, se la squadra non fa gol mi devo sentire responsabile, e se la squadra concede così facilmente i gol anche in quel caso mi devo sentire responsabile, ma ognuno di noi lo deve fare per uscire da questa situazione. Dai nuovi possiamo dire, nonostante la sconfitta, buone risposte, anche se lei Bani poi l'ha sacrificato nel secondo tempo. Sì, Mattia è stata solo una scelta, sicuramente non è stata una bocciatura, nel momento in cui dovevo togliere un difensore e mettere un attaccante ho preferito far uscire Mattia, perché è un bel po' che non giocava ed era anche diffidato. La scelta iniziale di giocare con i tre difensori era anche a tutela del fatto della condizione fisica non ottimale, no? Bruno Alves rientrava da un periodo di infortunio, Osorio è la seconda dopo un periodo di inattività, lo stesso Mattia comunque è un bel po' che non giocava da titolare, a parte la parentesi che ha fatto in Coppa Italia col Genoa contro la Juventus, quindi nel momento in cui eravamo sotto di due gol, nel momento in cui si cerca di mettere un attaccante, ripeto, è stato sacrificato Mattia, ma non per colpa sua, ci mancherebbe altro, in una situazione generica, era solo per un cambio tattico, ma poi credo che nel secondo tempo, pur magari avendo subito solo un gol, abbiamo concesso molto, ma molto di più, ripeto, ma con troppa semplicità, no? Soprattutto quando magari avevamo la palla noi, propositivi sì, tanto, ma si è perso ancora di più l'equilibrio e questo non va bene, perché bastava poco, una scintilla magari per aprire la partita, e questo non l'abbiamo fatto. Buonasera da Versa, Massimiliano Graziani, Radio Rai. Buonasera. È difficile, insomma, commentare una partita così. Lei diceva, dopo un 3-0, prima diceva, cosa vogliamo dire? Abbiamo parlato più che altro di cose negative. Le chiedo se c'è qualcosa da salvare, qualcosa che salva da questa partita, perché se non c'è niente da salvare diventa anche difficile, qualcosa da cui ripartire, un guizzo, qualcosa che ha visto. No, io non ho detto che non c'è niente da salvare, io faccio un'analisi reale della partita. E siamo qui a lavorare durante la settimana, sappiamo il momento in cui il momento che stiamo attraversando, e troppo semplicemente concediamo gol agli avversari. Gli aspetti positivi ce ne sono, e l'atteggiamento di Kučka, che non ha mollato, e l'ho sostituito perché era in diffida e si era innervosito e quindi non ho voluto rischiare magari un'espulsione. L'atteggiamento di Osorio, gli aspetti positivi ci sono, che magari le situazioni si vanno a creare, però dopo quello che fa la differenza è la voglia di vincere il duello con l'avversario, e la voglia di far gol nel momento in cui so che Gervinho va a puntare l'avversario nell'uno contro uno e 99 volte su 100 magari sopra l'avversario, non può passare una palla attraversata tutta l'area e nessuno arriva a far gol, perché la fame, la determinazione è quella che poi ti porta a cambiare l'esito di una partita.
perché ha giocato con i tre difensori, ce l'ha spiegato prima, con i tre difensori e poi con Gagliolo e Conti a tutta fascia. E le volevo chiedere però se è una situazione da collocare in questa situazione specifica, come ci ha spiegato lei, oppure se è una cosa che potrà ripetere in futuro, come farà giocare la sua squadra, che tipo di Parma vuole costruire? Ma questo dipende dagli 11 che decido di far giocare. Nel momento in cui ho gli attaccanti tutti in ottima condizione, si può ragionare anche di fare un altro sistema di gioco, ma ripeto, la costruzione a tre l'abbiamo già fatta, la si può fare in maniera statica come abbiamo fatto stasera, o in maniera dinamica abbassando un centrocampista. Non è quello che determina l'esito di una partita, e sappiamo come ci dobbiamo comportare, e ci si può comportare in maniera diversa sia in fase difensiva sia in fase offensiva, ma non lo determina il sistema di gioco, lo determinano gli uomini che scendono in campo, ma quello che determina un risultato è l'interpretazione della gara, non il sistema di gioco. Quindi bisogna lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori, mi pare di capire. Ma su due aspetti, abbiamo la seconda peggior difesa e il peggior attacco, quindi bisogna migliorare sotto questo punto di vista. Se i numeri più importanti sono questi, per vincere partite bisogna non prendere gol o far più gol rispetto all'avversario. In questo momento siamo in difficoltà su entrambe le situazioni, ma non dipende dal sistema di gioco, perché è emblematico, ripeto, se si va a vedere sia il primo che il secondo gol, non è questione del sistema di gioco, è questione di avere fame, di non concedere magari un gol all'avversario, di non concedere occasioni, perché prima della situazione della punizione il Bologna non aveva mai tirato in porta, e troppo facilmente buttiamo via le partite alla prima difficoltà, magari non siamo più concentrati, non cerchiamo più di vincere i duelli, dobbiamo ragionare su questo. MM Talks, la tecnologia giusta per ripartire insieme. La recente pandemia ha accelerato notevolmente la necessità di passare al digitale per molti business italiani, ma per le piccole compagnie e i negozianti autonomi creare un e-commerce funzionale può essere un grande ostacolo. I problemi degli e-commerce tradizionali possono essere molteplici, ma con MM Shops hai la soluzione. Nessuna spesa iniziale, un network di clienti locali e internazionali, semplice e intuitivo per ogni cliente. Il tuo negozio, la tua piattaforma, il tuo network. MM Shops con la sua struttura digitale ti aiuterà a far diventare il tuo business un'eccellenza locale in un network globale. MM Shops è partner di Rete NetVision, la prima televisione digitale in cui potrai richiedere il tuo spot professionale a partire da soli 4 euro. MM Shops, la nuova dimensione e il mondo. Stavamo facendo i conti su quanti punti vanno fatti per la salvezza. Quanti punti, Roberto? Hai fatto i conti? Secondo me se ne fai 25 detto. Più 13 ce li hai, vai a 38 e ti salvi. Però, sai, qua Sassuolo... Su quanti punti disponibili? Ah, sono 51. Beh, sai che per me la matematica è un po' un'opinione. A proposito di numeri, e dico a Luigi Cardone che è il post quello lunghissimo che gli ho girato con in fondo la foto che ha tolto, giusto per far capire la regia di cosa sto parlando. A proposito di numeri, ve ne leggo qualcuno, così è per sorridere. È una cosa che è girata sui social, che abbiamo fatto nostro. Piccolo aggiornamento sulle cose successe in giro da quando il Parma non segna in casa in Serie A. Joe Biden è diventato presidente degli USA. Vabbè, ne sono successo. Quasi 1,5 milioni di italiani si sono vaccinati al Covid. Che sono morti Diego Maradona e Paolo Rossi. Giuseppe Conte si è dimesso. In Birmania c'è stato un colpo di Stato. Il Parlamento USA è stato assaltato dall'alt-right. È iniziata ufficialmente la Brexit. Balotelli è andato al Monza. Lewis Hamilton ha vinto il 7° mondiale piloti di Formula 1. Cesare Prandelli è tornato allenatore della Fiorentina. Casa di Lego ha vinto X Factor. Sebastian Vettel ha perso i capelli. Papu Gomez ha litigato con Gasperini ed è finito in Spagna. È stato revocato lo 0-3 di Juve-Napoli di settembre. La Roma ha fatto 6 cambi in una partita. È stato licenziato Liverani ed è tornato da Versa. Sono arrivati in Emilia giocatori hipsterissimi come Dennis Mane e Joshua Zirkzee.
Era il 25 ottobre, il gol l'ha siglato Kučka e da allora sono passate 8 lunghissime partite. A voi il commento. 120 minuti. Problema, il nostro regista dice che è un anno di M, però ha ragione. Credo che si riferisca al 2020, ma temo che il 2021 non sia molto diverso. No, il problema è ma stiamo pagando le conseguenze. Questa qua, fino alla fine, pagheremo le conseguenze di agosto, di luglio-agosto, quando c'è stato il passaggio. Chiuso e basta, è inutile che stiamo qua. Cioè, ormai io l'ho sempre detto che la colpa veniva da lì e sta andando avanti. E ti ho detto, finché c'è speranza, speriamo di salvarci. È chiaro che Sandro, 51 punti disponibili, la speranza c'è, ci deve essere per forza. Sì, sì, ma il fatto è che è 8 partite che lo diciamo che la speranza c'è, che se non ci mettono in campo quello che ci devono mettere, la speranza c'è, da fare un punto, la speranza di Melvesti che faccia un bel inverno, c'è da fare un punto e mezzo per partita. Ma poi dipende con chi li fai, siamo sempre lì, te stai perdendo le grossissime, hai 3 partite adesso, 4, che sono determinanti. Beh, le avevo anche ieri se per quello. No, beh, ormai quella è andata. Purtroppo però, Roberto, però, quella di ieri non c'è più, l'hai già fatta, per cui devi guardare, e poi non devi neanche più guardare i risultati degli altri. Tu sai che deve arrivare a sì, ma vedi, 38. Quando io prima dicevo che ci vuole una buona dose di fortuna, vedi, il Napoli noi l'abbiamo giocato la scorsa settimana, questa settimana fuori 4 giocatori, fuori Manolas, fuori Koulibaly, il Napoli contro cui abbiamo perso noi non era una squadra irresistibile, nonostante tutto potevamo fare perché risultato, perché col Napoli, così come contro il Bologna, scusatemi, ma ci siamo fatti gol da soli. Ma il problema è quello, ma anche loro poi sono fatti, il Genova per esempio ha fatto 2 gol che gli ha regalati sono 3 pali. Ma perché sì, se tu provi a tirare se tu tiri in porta, magari gol lo fai, ma se no, non... ma lì Gandhi vai a far gol, che è diverso, non ha neanche tirato, non ha accompagnato in porta. Loro hanno tirato, hanno fatto 18. Dici che Preziosi aveva una valigetta 18, di soldi, ha consegnato De Laurentiis su una valigetta scarsa, ovviamente, scarsa, non sa mai. Sono forse i segnali importanti che arrivano, che gli altri centrano i buchi e noi no. Abbiamo ancora tempo per un'inversione di tendenza. Ma bisogna che facciano la bisogna cominciare. Allora, l'inversione la fai se oggi se sono andati in spogliatoio, hanno attaccato al muro qualche giocatore. Oggi, allora, tra l'altro, che il Parma, tra l'altro, è tornato ad allenarsi, perché niente riposo per il Parma, che ricordiamo scenderà in campo lunedì prossimo contro il Verona, a Verona, dopo Arena Gialloblu. Quindi noi andremo in onda praticamente raccontandovi quello che sarà il pre-partita, diciamo, di Verona-Parma. Speriamo di riuscire ad arrivare, insomma, anche con le formazioni ufficiali. Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi con una seduta mattutina defaticante, perché è sceso in campo ieri contro il Bologna. Per il resto del gruppo, riscaldamento e partita tutto campo. Non ho notizie particolari di giocatori che si sono allenati a parte, eccetera, quindi insomma per questo ci dobbiamo, diciamo, rimettere al notiziario dei prossimi giorni per capire le condizioni, insomma, degli infortunati. Però ad esempio Jacopponi, Roberto, difficilmente rientrerà contro il Verona, perché aveva comunque un problema di 10 giorni a metà della scorsa settimana. Sì, quindi... ma è il problema, andiamo avanti. Cioè, anche ieri, anche Bruno Alves, ragazzi, è un ex giocatore, inutile che stiamo qua, purtroppo le cose vanno dette, insomma, quindi puntiamo sui giovani. È chiaro che magari può anche fare un errore, ma questo non ci arriva, perché la palla filtrante del 2-0 è passata in mezzo anche a lui, quindi si può passare un pallone così. Quindi, ragazzi, purtroppo qua io te l'ho detto, io se fossi io l'allenatore chiudo dentro, che poi chi ci crede, chi è bene, gli altri stanno a casa. Ci vuole il cappello, comincia a dar via di slepo. Beh, ma secondo te, ma ragazzi, ma tu pensi che Ballardini a Genova non abbia fatto questo? Tu pensi che Nicola a Torino, ragazzi, ma il Torino andava in campo, i giocatori sono sempre gli stessi, no? Cioè, questi qua andavano in campo come noi, senza mordente, senza arrivato questo, domenica tra il primo e il secondo tempo 3-0 per l'Atalanta, ne ha impiccati qualcuno al muro, ma a voi chi dice, scusate, che D'Aversa non ne abbia impiccato al muro qualcuno oggi? Voi chi dice che D'Aversa non lo faccia? Ma non vedo, qui non stiamo vedo, dando scontato non vedo, che gli altri facciano cose non che vedo. Noi non facciamo. Allora,
D'Aversa è un grande allenatore, per l'amor di Dio, io non dico che non ma sia può anche non essere un grande allenatore, si è trovato, non sto discutendo ma non è il suo carattere, non è il suo, Francesca, insomma, non è il suo carattere, magari prende schiaffoni il direttore sportivo, ma magari i giocatori no, perché vuole un buon ma Roberto, io non mi ricordo di aver mai sentito un giocatore di D'Aversa dire questo è il mio migliore amico, o dire il mister è simpaticissimo, è un gran burlone, viene nello spogliatoio e racconta le barzellette. Ma lì c'è un'altra cosa, quando c'è la Gazzola e compri altre cose, però ti dico, io non lo vedo quell'allenatore, vedo un allenatore che lui programma inizio campionato, ecco, è un allenatore che se inizia la stagione riesce a mettere le cose come vuole lui, ma a subentrare a una situazione come era questa del Parma, io non lo vedo un allenatore da salvezza. Perdonami Roberto, in Serie C è subentrato, mi sembra che in Serie B avevamo una squadra da due categorie più superiori. Comunque, lui ha preso in mano una squadra che conosceva, non è che è venuto qua a allenare una squadra che non sapeva. Sì, però io non vado. Era la sua ma squadra io non... che ha lasciato con due mesi. Sandro, io non dico che tutti non dico quello. Che non sia un buon allenatore. Dico soltanto che ci sono allenatori. Ballardini, se comincia la stagione, non la finisce, lo sappiamo. Va bene, è la quarta volta che salva il Genova, ragazzi. Quarta volta. Beh, non l'ha ancora salvato, intanto. Vabbè. È messo meglio di noi, però. Peggio di noi, non è mica tanto. C'è il Crotone. Peggio di noi c'è solo il Crotone. Cioè, però... ti dico, è come Stroppa. Non lo vedo un allenatore che impicchi i giocatori al muro. Invece il Crotone, quando c'era andato Nicola, poi si era salvato, no? Tanto ti parlo di 3 anni fa. Ma lui è esuberante, uno che crede nel gruppo. Io ti crede dico, nel lavoro lui ha le sue mentalità, ha il suo gioco, ha il suo sistema di condurre le squadre. Se parte dall'estate a subentrare, non lo vedo. Io nelle stesse condizioni del Bologna di 3 anni fa. Che sì. Era a 15 punti, noi eravamo a 23-24, ha detto il Bologna non si salva, poi ha fatto un girone di ritorno invece che è riuscito a c'era stato l'avvicendamento c'era Pioli e no poi... c'era Inzaghi e poi hanno preso Mihajlović, c'era Inzaghi e poi è andato Mihajlović, per cui può capitare di tutto, però ci vuole sicuramente una resa al di là di buttare per aria o non buttare per aria. Qua c'è proprio da toccare le corde della professionalità di quei ragazzi qua, altrimenti quando vengono a prendere l'assegno, io dico che fa male il braccio per farmi. Però io perdonatemi, ma non riesco e mi rifiuto a immaginare D'Aversa come il simpatico burlone che va negli spogliatoi e fa il clown. Quindi sono convinta che di attaccare i giocatori al muro sia capace anche il problema, forse mi sono spiegato male, il discorso è un modo di dire. Ma è il modo di caricare. Ma ragazzi, ma avete visto... ma tu sai che stiamo parlando dello stesso allenatore che l'anno scorso a Cagliari ti ha ripreso la partita per i capelli e l'hai pareggiata al 95. Sì, manca col Bologna, parlavamo 2-0, abbiamo fatto 2-2 in 3 minuti. Stiamo parlando sempre dello stesso allenatore. Ho capito. Diamogli un po' di tempo ancora. Ma era diversa la situazione. Non c'è più tempo, Francesca. Vedi Nicola, quando è finita la partita, li schiaffeggia tutti? Cioè, ma sai che... Ma... Infatti Nicola Crotone ha fatto un miracolo 2 anni fa. Vedrai che lo farà, alla fine lo farà anche a Torino, perché adesso vedrai che qualche partita poi la vincerà. Ma Bernardini, Ballardini, ma tu ti rendi conto com'è? Invece certo. Purtroppo, allora è che sono questi gli allenatori che ti possono salvare, sono questi qua. No, ma io ti dico, io avrei sicuramente pensato che all'arrivo di D'Aversa fosse cambiata la situazione. C'è il nostro regista la soluzione, leggicela tu Roberto la soluzione. Adesso del quando ce lo dirà lo diciamo, però ti dico, quando è arrivato D'Aversa io pensavo che ci fosse la svolta e come ripeto quello simpatico. Che ho detto prima, troviamo chiuso, sì se andiamo all'Urto troviamo chiuso, però ti dico la svolta Sassuolo non c'è stata. E allora D'Aversa era lì la svolta, no? Perché ho è arrivato. Capito. Roberto, speriamo che arrivi Verona, che arrivi lunedì a Verona, tanto la tanto ragazzi, il campionato sono passate 5 partite. Ho capito, sono cosa passate 5 partite, ormai la svolta non c'è. E allora cosa dobbiamo purtroppo fare? Dobbiamo iniziare a pianificare la Serie B secondo te? Fra 2 domeniche.
o c'è la svolta o fra due domeniche te pianifichi davvero. Vabbè, possiamo pensare intanto a cercare di pianificare il proseguo della Serie A per il momento, ad esempio. Ma è quello che stavamo cercando di fare, abbiamo detto anche prima, diciamo che ci vuole una svolta, che ci vuole toccare le corde giuste ai giocatori per farli andare in campo, ma che i giocatori vadano in campo come ieri, la svolta non c'è. Ma sono d'accordo con te. Chi è che gli deve dare la svolta a dei giocatori che camminano per il campo invece di correre? Io è l'allenatore, è il direttore sportivo, è il gruppo centrale. Infatti i tifosi, Sandro, a modo loro hanno cercato di spronare nuovamente la squadra con l'ennesima scritta su quel povero muro di Collecchio, che ormai c'è stato scritto di tutto su quel muretto lì, pazienza finita. Va bene, però io ti dico, se fossimo a Bergamo, Verona, Brescia, avrebbero scritto o avrebbero scavalcato quella... Probabilmente avrebbero scavalcato con dei bastoni, ma l'inciviltà non è mai giustificata. No, sullo scritto che va benissimo. L'inciviltà non è mai giustificata e non porta a vincere. Ci Brescia sono Docet. Il metodo di per poter far cambiare pazienza finita. Io non escludo che magari i tifosi chiedano di incontrare la squadra verso fine settimana per caricarla verso la gara di Verona, io questo non lo escludo, però io credo che una delle tante bellezze di Parma sia proprio avere dei tifosi molto rispettosi, molto orgogliosi, molto dignitosi. E tutto quanto, però anche altrettanto civili, perché pazienza finita, va bene, menarli, non credo, metterli le mani addosso non è mai una soluzione. No, quindi... ma non ti dico, però là sarebbe successo. Ma chi se ne frega, grazie a Dio, viva Dio che qua non succede. Vabbè, andiamo in Serie B, là non ci vanno. Va bene. Ma che andiamo a mica del botti? No, il botti no. Perché gliele vado a dare io, e se bastano quelle per salvarci vado a darle personalmente. No, te non sei capace, Dopo ti mandano i messaggini, si intenerisce, vero Sandro? Mando i messaggini qua. Certo, famoso che i calciatori mi mandano un sacco di messaggini. Ho parlato di giocatori. Famosissimo. No, lo stai dicendo tu, io no. No, io non ho parlato. Famosissimi messaggini che il mio cellulare a disposizione, se qualcuno volesse controllare. Non è assolutamente così. Avevi un feeling con D'Aversa bellissimo, è finito? Io ho un ottimo feeling professionale, ovviamente. Ci tengo a precisare perché tiene famiglia. Quindi no, si sta parlando di calcio. Ha un feeling assolutamente professionale con Roberto D'Aversa. Ma vi siete spiegati che si gioca meglio il Siutto o il Bagnato? Siamo ancora a Bergamo di due stagioni fa. Spiegala, Roberto, perché sennò a casa non capiscono. No, allora se andati a cerchiamo Bergamo... di buttarla sul ridere, perché sennò c'è solo da piangere. Allora Sandro, siamo arrivati a Bergamo, abbiamo preso 5 gol. Comunque sotto un'acqua dalla Madonna, perché pioveva, che era una cosa. Andiamo giù negli spogliatoi, facciamo interviste. Allora... Sarà stampa, perché negli spogliatoi fa un po' brutto. Sì, vabbè, sarà stampa. Sì, perché a Bergamo si va sotto, vabbè. Allora la nostra amica Francesca, io dice, mister, siamo stati penalizzati perché secondo me c'era il campo bagnato e giocatori molto tecnici come Gervinho sono stati penalizzati dal campo bagnato. E lui ha detto, no, sul campo bagnato i giocatori tecnici giocano meglio. E allora io ho detto, ma secondo me no, però se l'idea sua è quella, accettiamola. Ma cioè i tacchetti buoni. Erano i tacchetti. Sì. Ok, era tutta questione di tacchetti. Possiamo tornare a Parma Bologna. Era solo per parlare. La nota positiva di lunedì è che giochiamo in trasferta. Abbiamo fatto più gol a San Siro che al Tardini, no, lo sapete. Abbiamo fatto più punti e più gol in trasferta che non in casa. Ed è anche il modulo corretto di D'Aversa, quello di giocare in trasferta. Perché spazi, aspetti gli altri che attacchino. Secondo me, conoscendo il mister però del Verona questa settimana, Juric, che è un ottimo allenatore che a me piace molto andare a Napoli il prossimo anno. Va bene, detto che mi piace molto, non mica detto che deve venire a Parma. Certo, anche perché a Parma abbiamo D'Aversa. Ci vorrebbe Gattuso, te lo dico. Ecco, Gattuso è un altro allenatore che magari potrebbe far bene prendere lo scudetto. Sì. Cioè, abbiamo visto che non... Però ti dico che in settimana la voce la fa sentire, gli spogliatoi, perché perde una partita come ha perso ieri.
Ma tu credi che sia proprio guarda, ieri mi ha fatto piacere. Ma oggi ce l'ha la cosa di far sentire la voce. Non hanno dentro niente questi giocatori. Ma cosa vuoi? Non è una squadra di 18 anni che devi spiegare come. Ascolta, allora, se i giocatori sono professionisti, ascolta qua, ti faccio un'altra domanda. Ma se i giocatori vanno tutti insieme alle veline, ci sarà un motivo? Perché le veline urlano? No. Perché secondo te i giocatori perché stanno tutte con le veline? Non l'ho capita. Perché sono simpatici, le donne vogliono ridere. Dicono. Bravo. Io non l'ho capita. Dopo te lo spiego. No, spiegalo adesso te lo spiego dopo. Comunque, no, così capiscono anche ieri, a casa, Roberto. Ieri, parlando del Verona, sono stato contento per Gotti, perché ha fatto... Cioè, questo qua, io mi incazzo io ormai, perché tutte le domeniche Sky, tutte le domeniche fissa partita, ma si sente in discussione. A Gotti. Gotti. Beh, ma cosa sta facendo? Sta facendo il suo, eh? Ma perché parliamo di Luca Gotti? Infatti, ma no, ti sto parlando Luca Gotti, che salutiamo affettuosamente. Perché l'abbiamo avuto a Parma, vice di Roberto Donadoni. Ciao Luca, stacci bene. Mi dispiace che lo trattano così. Cioè, vedi, anche i giornalisti a volte quando prendono... Anche lui se l'è preso. C'ha ragione. Tutte le domeniche viene messo in discussione. Megattuso. Beh, vabbè, lì, è un altro, cioè, lì stai parlando con un presidente che secondo me di calcio, cioè, fino adesso ha fatto più rovina che... Ha creato una squadra a potersi permettere Però è l'unica, bravo, però è l'unica squadra che è in attivo, A proposito di presidenti, invece il Parma ne ha uno molto generoso, che è tornato ieri sera a twittare, ci ha messo un paio d'ore perché probabilmente anche lui doveva un attimino metabolizzare la sconfitta, ma il presidente Kraus è tornato a twittare. Andiamo a prendere il suo tweet. Troppo bravo. Crediamoci ancora, non mollare. No, un tweet molto, molto comunque ottimistico. Lui ha detto, lui ha scritto: serata veramente deludente, ma il Parma non si arrende mai. E poi ha scritto ovviamente sempre, sarò sempre dalla parte del Parma e continueremo a combattere. Bene, speriamo. Quindi anche Kraus ottimista, e alle parole di Kraus si sono aggiunte verso sera quelle di Gervinho, che così ha indossato, diciamo, le vesti social, diciamo, di capitano del Parma, e ha pubblicato un'immagine di ieri e ha scritto in italiano, tra l'altro, quindi mica ha scritto lui: ora è solo il momento di lottare tutti uniti per un unico obiettivo. Complimentoso. Bravo, un fulmine. Fulmine a ciel sereno, questo qua. Sì. Ma se ne prendono coscienza. Ha scoperto l'America, con l'acqua calda. Chiudersi i giocatori nel spogliatoio e dire: diamoci un taglio, poi dopo vediamo avanti cosa succede. Così ci rimettono loro, ci rimette la società, ci rimette il calcio, ci rimette la città, ma per l'amor di Dio. Qui, ragazzi, bisogna tacere e pedalare. Chiuso. Tacere e pedalare. Io vorrei invece parlare, invece di tacere e pedalare. Noi dobbiamo parlare. Noi dovremmo parlare del punto sul mercato, perché ci siamo salutati lunedì sul gong del calciomercato, però non avevamo avuto tempo e modo, insomma, anche perché mancavano alcune ufficialità, non avevamo ancora conosciuto. Bene, abbiamo detto, praticamente abbiamo detto Pellè che è poi arrivato. Gli altri l'hanno già detto. L'acquisto di Pellè, Roberto, e poi Sandro. Pellè, quando era stato qua l'altra volta, non era granché. Questo viene da un campionato che secondo me... Stasera Roberto Bottarelli è una fonte di ottimismo proprio. Ottimismo? Ma ragazzi, ma questo qua è là che faceva le ferie, sono 4 anni che fa le ferie. Cioè, tu pensi che venga qua con quella bella morosa che si trova anche a sudare? No, secondo me sta a casa. No, magari sudare, invece, gli piace la forma fisica. Io invece sono convinta che farà bene. Ma andare... Donca. Domenica gioca, no? Immagino di sì. Donca, se vediamo il nostro centravanti attuale... Vabbè. Possiamo dire che... Io sono convinta che batterà tutti i rigori. Per andare in aria. E quanti rigori abbiamo preso fino adesso? Due, credo. Due? No, non lo so. Uno con lo Spezia. Uno con lo Spezia. Uno. Penso uno. No,
tutti possono essere. No, ma per prendere il rigore bisogna andare in area. Minimo. Di solito. Minimo. Solitamente funziona così. Poi sì. Puoi fare in maniera di farti fare che fallo. Dopo dico no. Prendiamo un paio di titoli. Vabbè, Sandro, allora a Roberto abbiamo capito che piace molto Vicky Varga, che è la fidanzata olandese di Graziano Pellè. Non è mica proprio una cosa così. Sì, ma io volevo sapere se a te invece piace Graziano Pellè come giocatore, no, non esteticamente preciso. No, la premessa di Roberto non è sbagliata, perché non è che giocarsi in Inghilterra, dove sono delle difese. Però perdonatemi. L'importante è che sia in forma, che abbia giocato e che abbia voglia. Però perdonatemi, Graziano Pellè, a parte in Italia, in tutti i campionati dove ha giocato, ha fatto gol a grappoli. In Inghilterra, in Olanda, vabbè, lasciamo star la Cina, che sappiamo essere un altro campionato. In tutti i campionati dove ha giocato, salvo quello italiano, ha fatto gol a grappoli. È comunque un giocatore nell'orbita della nazionale. A parte la nazionale italiana. È nell'orbita della nazionale italiana. Ha tutte le intenzioni di andarsi a prendere un posto agli europei, quindi io sinceramente adesso che sia venuto a Parma a svernare faccio un po' fatica a immaginarlo. Lo cerca anche Balotelli un posto in nazionale. Sì, no, ma anche Balotelli. Costa Corta. Adesso anche Pietro Paolo Virdis. No, lui è già dentro. Non parliamo di, cioè, lì sono persone al di là che erano buoni, segnavano, ma erano anche col cervellino a posto, cioè, parliamo di mostri sacri, quindi, perché chi è che non è a posto col cervello? Scusa, ce ne sono dei centravanti adesso nel nostro campionato, in Serie A, Serie B, che... No, perché tu stai dicendo che Graziano Pellè non è a posto col cervello? No, mica, t'ho detto, stiamo parlando, ma per l'amor di Dio me ne guarderei bene. No, ma io l'aspetto al VAR. No, vediamo. Io per me non è la situazione, non è quello che viene salvato. Fai come Gasperini che aspetta gli arbitri al VAR con il TUS. Io sono convinto che Pellè non ci salva, però magari mi sbaglio. Nel senso, con i suoi gol, ecco, vabbè, se poi lo fa giocare come gioca Cornelius, la porta non la vede mai. Ma io, ragazzi, ma il problema è questo: ma uno come Cornelius, che l'anno scorso, ma dei gol ne ha fatti quando ha giocato. Si chiama quello che gioca per Juventus? Non mi ricordo. Kulusevski. Ah, quello lì che mi sembra che sia bravino. Che gli dava un po' di spazio. C'era anche uno che gioca nell'Inter adesso. Palloni, vuoi dire che ieri, se ero al posto di Ibrahimovic il secondo, lo facevo anch'io? Non lo so, col sinistro non lo so. No. A porta vuota. Probabilmente lo facevo io. Però... Teo Hernandez ha fatto tutto lui, insomma, quindi come Kulusevski l'anno scorso. L'anno scorso c'era anche uno che si chiamava Matteo Darmian, che adesso è titolare all'Inter. Avete presente, però ho capito. Ma Darmian di palle di biglie ne portava su e ne recuperava. Per cui invece gioca nell'Inter non è un pippo. Perché se Andrea Conti faceva il vice di Calabria al Milan, io qualche domanda me ne inizio a fare. Se ha tenuto Calabria, un motivo ci sarà, Ma no, ma lui probabilmente per il Parma può anche andare, perché la prima partita non ha giocato. Ieri ha fatto due cose veramente. Però ha fatto due cose impensabili, abbiamo preso due gol. Sì, il che diventa un pochino grasso. Il signor Bani non è che abbia giocato poi in maniera corretta, che poi è stato lui quello che ha creato Vabbè, Mana va già esordito a Napoli, ok, però aveva giocato 10 minuti. Lo spezzone di Mana e l'esordio di Zirzi? Quello lì. Il secondo? È partito non benissimo, però ha visto che le qualità tecniche ce l'ha, perché quando ha dribblato col tunnel, poi ha dato il passaggio a Mihai per andare a fare il gol, ce le ha. È sbarbino, dai, diamogli un attimo. Ma io punterei su di loro. Cioè, Gervinio basta, no? Gervinio. Ma a me è piaciuto anche Mihail, almeno tira in porta. Se qualcuno tira in porta, magari prima o poi il gol lo fai. Abbiamo sempre detto che uno che va piuttosto che. Bisogna, te l'ho detto, lì bisogna che lui, questo qua, prenda, il mister deve prendere i suoi 13-14 giocatori, punti su di loro, tagli fuori le mele marce, ma perché hanno finito? Purtroppo la carta d'identità non parla per loro, perché Bruno è impietosa in Gervinio, alcuni casi. Allora basta, chiuso, andiamo su questi giovani qua, se questi qua hanno voglia di imparare, hanno voglia di mettersi a disposizione del mister, sono convinto che i risultati prima o poi arrivano. Ma poi c'è poco anche quello e quell'altro, insomma, non è che adesso questi devono andare via e questi devono giocare sempre.
hai delle possibilità. Gervinio in casa lo sappiamo, adesso poi attacchiamo, prima quando, anche quando giocavamo in casa giocavamo nella nostra tre quarti per andare in contropiede, adesso vogliamo fare gli se vuoi fare attacchiamo, già attacchiamo, però non recuperiamo il pallone perché non siamo capaci di fare il pressing alle difese avversarie. Gervinio si trova dei muri davanti perché oltre i nostri ci vanno anche i centrocampisti, per cui i difensori dei centrocampisti vanno in area anche loro. Insomma, c'è da mettersi d'accordo. Prima di lanciare lo spot, una piccolissima provocazione per Roberto Bottarelli. Marcello Carli ha fatto un miracolo, è riuscito a vendere Jacopo Dezzi. Spot! Shops, la tecnologia giusta per ripartire insieme. La recente pandemia ha accelerato notevolmente la necessità di passare al digitale per molti business italiani, ma per le piccole compagnie e negozianti autonomi creare un e-commerce funzionale può essere un grande ostacolo. I problemi degli e-commerce tradizionali possono essere molteplici, ma con MM Shops hai la soluzione. Nessuna spesa iniziale, un network di clienti locali e internazionali, semplice e intuitivo per ogni cliente. Il tuo negozio, la tua piattaforma, il tuo network. MM Shops con la sua struttura digitale ti aiuterà a far diventare il tuo business un'eccellenza locale in un network globale. MM Shops è partner di Rete NetVision, la prima televisione digitale in cui potrai richiedere il tuo spot professionale a partire da soli 4 euro. MM Shops, la nuova dimensione e il mondo. Rieccoci dunque, rieccoci qua per il nostro ultimissimo spezzone. Roberto, volevi rispondermi sulla cessione di Jacopo Dezzi? No? Non mi rispondi. Non mi rispondi. Non c'è poco da rispondere. Tanto è un giocatore, ragazzi, che comunque in serie, la Serie B magari è una categoria in cui può trovare spazio. No, sì, anche Cigaretti sta andando bene a Chievo. Cioè, sono giocatori della Serie B. A Empoli. A Chievo. No, ho capito, a Empoli, dicevo veramente a Chievo, invece no, hai detto a Chievo. E sta giocando bene, ma sono giocatori di categoria, ma vedrai che anche lo stesso Barilla, lo stesso Dezzi a Perugia prima di venire a Parma aveva fatto una stagione strepitosa, tant'è che poi aveva rilevato il cartellino al Napoli, però poi insomma... No, ma ti dico, sono giocatori che magari quando vengono via dalle grosse squadre tipo Juventus, Milan, Inter, Napoli... Cioè, tu ci credi, a parte che noi li abbiamo presi in Serie B, questi giocatori, non li abbiamo mica presi in Serie A, certo. E ha fatto anche delle buone partite, per l'amor di Dio. Però ti dico, adesso in Serie A, oggi come oggi, gli va un po' stretta a tutti quei giocatori che sono andati via. Quindi, cioè, noi abbiamo bisogno di altro. C'è da lanciare quei ragazzi giovani. Verso Verona, chi vorresti vedere in campo? Beh, là davanti partiamo dalla porta, credo. Beh, che io ci sarà andrei... Sepe, ma io, guarda, malgrado. Non è che voglio parlare male di Sepe, l'anno scorso per me ha fatto un ottimo campionato, quest'anno lo vedo un po' titubante, magari ha bisogno, Sandro, di una tu giornata. L'avevi già fatto notare qualche lunedì fa, perché mi sembrava proprio, ma anche nei rilanci non era, c'era più, uno non che è sereno nel piede. Adesso Colombi si può dare una possibilità a Colombi. Ma comunque è l'ultimo dei mali. Certo, sì, no, per carità. Sì. Difesa a 4, abbiamo detto che difficilmente rientrerà Jacoponi, quindi Gagliolo, Bani, Osorio e Alves ancora? No. Trovami il quarto. Il quarto lo può... Vuoi provare Zagaritis a destra e mettere Bani centrale? No, poi anche merita anche Bani. Ma sì. No, ho capito, ma manca sempre il quarto. Se togli Alves ci vuole un altro centrale, puoi mettere Bani centrale e provare Zagaritis a destra. Quello nuovo, no? Potrebbe essere un'idea, sì, il ragazzo greco nuovo. Valenti no, perché a me piace. È ancora infortunato. A me piace. Poi anche Mancini. E Mancini, e poi dopo è bravo. No, Valenti è bravo, è che deve recuperare l'infortunio. Anche a Verona non è la partita da esperimenti, questa è la possibilità di, però ci vuole sempre. Capito, ma Alves, e anche Gersigno a Verona può fare. L'Alves di ieri, anche se non gioca, ne facciamo anche quelli di ieri dietro, ne possono giocare pochi, però. Beh, Gagliolo.
No, no, bene. Gagliolo e Kuzka gli dai la mai 12 maglie. A metà campo. Se ne cambino ogni 2 minuti. Ieri gli ha fatto fare 4 ruoli, ha cominciato avanti, avanti il mediano. A 2 minuti quando l'hanno cambiato, ha abbracciato l'allenatore. Questo è un giocatore che... Questo è il vero capitano che dà l'anima in campo, esce, che è sempre... E la maglia sudata, è la maglia sudata. Poi in mezzo al campo. Qualcuno che mi aiuti. Kuzka lo sappiamo. Kurtic, ma che Kurtic io lo lascio in tribuna. Kurtic, non ce lo lasci in tribuna Verona, però Brugman in regia, odiamo che io a parlargli, metto in un angolino in regia, chi volete, Brugman, Hernani o Cyprien? Vabbè, datemene uno. Lì dei buoni ce ne pochi, però abbiamo Hernani che non gioca da un po', magari c'è è molto lento comunque. Ma qui devi quasi difendere contro il Verona. Ok, quindi Brugman, no, Hernani. No. Davanti io vi faccio la mia proposta, Mann, Zirzì e Pellè. Cosa mi dite? Ah, sì, sì, d'accordo. Io ci metto Mihai. Mihaila? Punta centrale o sulla fascia? Sulla fascia. Quindi Mihaila e Pellè. Ok, sì. Ci sto. Questo è il nostro 11. Noi ci rivedremo esattamente tra una settimana. Andremo in onda, ripetiamo, prima di Verona-Parma. Speriamo di arrivare insomma sul gong, almeno per darvi le formazioni. Quanto meno non parleremo di una sconfitta. Esatto. No. Speriamo di precedere una vittoria. Andremo a sentire le parole di D'Aversa della vigilia. O se facciamo i 3 punti, facciamo sempre l'anteprima. Se facciamo i 3 punti, sappiate, lo faremo sempre. Andremo in onda il sabato, oppure la domenica alle 3, non c'è alle 2, sì, non c'è problema. Sì, sì. Sperando di portare bene, ci vediamo lunedì prossimo prima di Verona-Parma. Grazie a Sandro Rizzi, ci rivediamo. Voi, qua. Grazie a Roberto Buonasera Mottarelli, a grazie a voi per essere stati con noi, buona settimana di calcio, ciao!